Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Cucina qualcosa di buono di Ari Papi. Oggi andremo a realizzare delle polpettine di fassona battute a coltello, passate nelle scaglie di pistacchio e adagiate su una maionese di basilico. A guarnizione del piatto una polpa di pane calabrese con una cialda croccante di parmigiano reggiano. Andiamo a vedere come realizzarlo. Eccoci qua, allora oggi abbiamo ingaggiato il Fede per sbriciolare i pistacchi che poi ci serviranno. Ok, quindi cosa facciamo? Prendiamo il nostro batti, mettiamo un po' qua. Ok, va bene, poi lo raccogliamo, lo apriamo. Questo lavoro più le bucce mettiamo lì. Questo qua lo mettiamo qua e poi andiamo, poi dopo le prendiamo e le andiamo a battere, non qua dentro, sennò. Allora abbiamo preso questa carne di fassona battuta al coltello, tagliata, vedete che è bella morbida, 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 un po' la lasciamo per un'altra cosa, la andiamo a leggermente marinare, niente limone, sale, vedete? La facciamo marinare un pochino e adesso che abbiamo fatta marinatura la andiamo a coprire e mettere in frigo per mezz'oretta. Adesso andiamo, vedi, abbiamo fatto la Abbiamo posizione del finito. tavolo, adesso andiamo a schiacciare, quindi li mettiamo in un panno di carta, metti un po', lo pieghi così e vai pian pianino. Ok, prevedendo la forza, aprire, basta, apri. Ok, si sta sbriciolando. Lo giro così, con un altro, ok, vai. Piano. Ok, vediamo. Ok, diciamo che questa consistenza, qualcuno è ancora un po' più grosso, vabbè, la mettiamo qua dentro, va bene. E così poi proseguiamo poi anche dopo. Ora ci è avanzato un po' di pane calabrese, ok? Sapore molto forte, buono. Lo andiamo a tagliuzzare a piccoli pezzi e poi lo andiamo a frullare con un po' di brodo di carne avanzato da ieri. Andiamo ad aggiungere olio e pepe e frulliamo. Adagiamo un po' un rametto di rosmarino, goccia di olio, pellicola. Anche questo qua in frigo. Ora andiamo a fare una finta maionese, okay? Usando l'olio di semi, il latte, diciamo anche il latte di soia, comunque il latte normale va benissimo, aceto, sale. E quello che ci vogliamo fare è la finta maionese di basilico, quindi usiamo il basilico, questo qua fresco, confezionato. La dose da mantenere per farla venire è l'olio sarà sempre il doppio del latte. Mettiamo 50 di olio e 25 di latte. Un pizzico,
goccino di aceto per dare quella spinta un po' così e vediamo. Perfetto. Vedete? Ok, adesso abbiamo preso la nostra carne tagliata al coltello, marinata con solo olio e sale, niente limone perché poi si macera troppo la carne. Facciamo delle micro polpettine, le passiamo nel pistacchio e andiamo avanti. Ora proviamo a fare la cialda di parmigiano. Prendiamo un pezzo di carta da forno e per velocizzare il tutto, cioè i bordini così, lo mettiamo nel microonde. Avendo solo l'accortezza di sbriciolare eventuali grumi in maniera tale che sia uniforme. Microonde al massimo. Vediamo dopo qualche decina, quindicina di secondi com'è che è la situazione. Ogni tanto aprite e vedete com'è la consistenza. Ancora un pochino. Ok. Ok? E ora andiamo con l'impiattamento. Iniziamo a mettere come base la maionese, le facciamo un disegnino per poi adagiarci nella parte più grande le polpettine di fassona col pistacchio. Dopodiché aggiungiamo la polpa di pane mettendoci sopra la cialda di parmigiano reggiano. Aggiungiamo qualche fiocco di sale di cervia e il piatto è fatto. Ed ecco qua il nostro piatto, polpettine di fassona con pistacchi, su maionese di basilico e una polpa di pane calabrese e cialda di parmigiano. Buon appetito! Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like e condividete con tutto il mondo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!